Allora, proviamo a fare questa tenda. Dunque, adesso sto facendo la prova con il Jazz Professional, anzi il Magic, che comunque dovrebbe essere quasi identico a quello che c'hai tu. Quindi, come vedi, ci sono le due parti. Sto registrando ad alta risoluzione così ci capiamo qualcosa. Cancelliamo, quindi seleziono e cancello la sfera originale e cerco di ottenere una foto di qualità la massima possibile. L'ideale sarebbe avere foto di fronte e di lato, possibilmente, ma proviamo a vedere se riusciamo ad arrangiarsi anche senza. Quindi prendiamo la foto di partenza, Use Background Image, facciamo load, andiamo a prenderci la foto che ho chiamato tenda.tga, selezioniamo. Qui non ce la fa vedere, se piccolo difetto, muovo la rotellina del mouse e vedi che compare. Questo è un trucco, come tanti altri. Adesso, qui un altro trucco che ho scoperto ultimamente essere molto interessante è la possibilità di usare la Grease Pencil. La Grease Pencil mi consente di prendere degli appunti per spiegarti anche un attimo quello che voglio fare. Quindi, cosa faccio? Io questa tenda qua io la farei fondamentalmente in tre pezzi. Ho provato anche a farlo in uno e in due pezzi, ma la texturizzazione diventa un massacro, quindi direi che tre prime è l'ideale. Quindi facciamo fondamentalmente la parte di sopra. Non fa, almeno per il momento io non farei i pendagli che gli capitano, tanto non è fondamentale, e questo sarà fondamentalmente una specie di parallelepipedo e sarà il nostro primo pezzo. Poi faremo la tenda questa, e questa tenda in realtà ci baseremo molto sulla texture, e lei la faremo in realtà solo come una silhouette come questa, che sarà tendenzialmente ovale, quindi ogni sezione sarà fondamentalmente un ovale, e dove l'unica cosa che cercheremo di fare per simulare un po' la tridimensionalità sarà quella di produrre praticamente, vedi qua, cercheremo di seguire un po' qua, e questo pezzo qua lo faremo molto diciamo sottile, quindi proprio sottilissimo a rappresentare questo pezzo di tenda, e cercheremo di ingrossare un po' di più praticamente, facciamo un po' più cicciotto questo pezzo qua. Analogamente faremo la stessa cosa per la parte di destra. Ok. Allora, cancelliamo un attimo questi appunti, tanto a mio capito facciamo due e tre pezzi. E concentriamoci allora sulla parte di sopra. Allora, la parte di sopra dobbiamo prenderci un parallelepipedo. Quindi come facciamo? Andiamo con la nostra libreria di Sculpted Mesh. Sappiamo che ce ne sono quelle fatte a... Dunque, sto prendendo lo standard. Vediamo un po' se lo standard va bene. Prima ho usato il cubo standard, vediamo un po' di costruirlo. E costruiamo questo cubo per il momento 8x8. Se vogliamo farlo abbastanza squadrato, togliamo il subsurf in realtà. Quindi dobbiamo togliere il subsurf e mettergli il default, cioè quel. Il quadrato 32x32 in cui abbiamo, ok, la mappa standard, quella con i vari load. Vediamo un po' questo quadrato che ha fatto, vedi che ha fatto questo cubetto. Questo cubetto lo cerchiamo di portare, abbiamo ancora il grease, quindi cancelliamo, togliamo il draw, ok. Quindi andiamo su, cerchiamo di portare questo cubetto in modo tale che faccia esattamente quello che ci interessa, quindi lungo questo bordo. Facciamo SX per ampliarlo, SX per ampliarlo ancora in modo tale che più o meno sia adeguato. Dobbiamo farlo ancora leggermente più cicciuto sulla Z, quindi SZ facciamo così.
poi a questo punto possiamo andare in edit di questo oggetto, quindi facciamo tab, tab, siamo in edit, e dobbiamo cercare di fargli seguire sul di fronte, insomma, il profilo che ci interessa. Per farlo seguire, quindi abbassiamo un po' questo, gli mettiamo per riuscire a capirci qualcosa del wireframe, così vediamo anche sotto. Vedi che facendo così ingrandiamo, sto premendo lo shift della tastiera, ecco, in modo tale da avere quanto più possibile di spazio visibile. E a questo punto cerchiamo di spostare i vari punti. Ecco, qui c'è un problemuccio, come vedi, perché i poli di questo oggetto li ha messi in cima, sopra e sotto. Allora, il punto in cui mette i poli sono i punti, diciamo, più delicati, quindi se mettendolo in cima la texturizzazione qui avrà un difetto e avrà un difetto anche qua in fondo. Se questo trave lo metti in una posizione in cui sopra viene coperto e sotto anche, bene, altrimenti converrebbe fare il trave nell'altra direzione. Comunque queste sono tutte questioni di texturizzazione che sono sottili, ma ad esempio cioè io prima avevo fatto la texturizzazione anziché in cui i poli comparivano qua e qua, che forse è la soluzione migliore. Anzi, facciamo che farlo, quindi giriamo tutto ai 90 gradi, quindi R90, ok. Quindi rifacciamo questo in modo tale che questi poli compaiono alle due estremità, che potrebbe essere la parte, diciamo, che si vede di meno. Comunque non è che venga disastroso. SX ampliamo fino a lì, SZ restringiamo e quindi abbiamo praticamente questa struttura. A questo punto, diciamo A, cerchiamo di far seguire a questi punti un po' questa superficie. Quindi come facciamo? Andiamo con B e ci prendiamo praticamente l'ultima fila di punti, questa, e cerchiamo di fare in modo tale che l'ultima fila di punti faccia un po' questo arco, ok? Quindi facciamo B. Ah, una cosa utile che ho visto è che se usiamo la Proportional Edit, che si chiama anche con O, vedete che adesso siamo in Proportional Editing, ci aiuta un po' perché quando muoviamo i punti, adesso sto facendo B per selezionare il punto, uso B e non la selezione diretta perché così sono sicuro di selezionare anche il retro. Controlla, vedi che ha selezionato tutti i punti, e quindi tutti questi punti seguono l'arco che vogliamo fargli. Quindi spostiamo questo punto G e lo spostiamo. Vedi che spostandolo con il Proportional Edit ci aiuta un po' perché ci sposta un po' di altri punti e quindi facciamo un po' meno lavoro. A, e poi selezioniamo per dire questo punto qua e in realtà tutta la serie di punti dietro. Facciamo G, ok, ne tagliamo. Dunque A, B, selezioniamo ancora questo punto, lo scendiamo, A, B, vedi che ne faccio uno sì, uno no, così magari risparmio qua un pochetto. Comunque l'idea non è di essere perfetti, ma possibilmente qua è di evitare che copra la zona bianca, quindi dare un po' l'idea dell'architrave, ok? Quindi A, B. Ce lo tiriamo giù, A, B, proviamo a saltarne un po', vedi che l'utilità di avere B, ce lo tiriamo giù, ecco qua ad esempio se butto giù, vedi che quando muovo con G, vedi che c'è questo cerchio, no? Che quindi io posso cambiarlo, renderlo più piccolo in modo tale da rendere un po' meno, ecco, in modo tale da non disturbarmi troppo gli altri punti. A, mi seleziono adesso l'ultimo pezzo di qua, Shift G,
E diciamo che potremmo quasi essere pronti. Qui in realtà vedi, devo fargli fare questo giro qua. Ok, poi a seconda della precisione con cui fai questo lavoro qua. Comunque, secondo me non è neanche il caso di essere precisissimi qua. Almeno in questo punto qua, quindi tutto sommato è un semplice architrave. Poi sulle tende magari ci avrà un pochino più di lavoro. Ok, qui ecco questo difetto qua invece cerchiamo di risolverlo. Quindi, vedi che è tutto un gioco di. Quindi prendiamoci questo e lo. Allora, no, questo qui lo teniamo lì. Cerchiamo di prendere un punto qua. Ecco. Continuo a ripetere, il proportional edit è utilissimo perché così vedi che stiamo spostando la metà, se non di meno, in percentuale dei punti che dovremmo toccare. Ok, quindi a questo punto direi che il nostro architrave vedi che diventa interessante. Quindi questo architrave qua facciamo AA, vedi che è questo signore qua, e gli facciamo un rebake perché vedi che siamo partiti da una cosa, facciamo Alt R nella versione Just Professional. Ok, quindi dice che gli ha fatto un calcolo sulle normali e quindi ha fatto questo signore. Una cosa che a volte sfugge è appunto proprio il calcolo delle normali. Qui per il calcolo delle normali può essere utile far vedere, disegnare le normali di questo oggetto, e di che sto disegnando le normali, e magari, aspetta, visto che c'è uno schermo grosso, dunque, ecco, le dimensioni delle normali, le allunghiamo un po', vedi? In modo tale da vederle bene. Ecco, vedi le normali che accedi da qua. Draw normals, sono importanti perché se sono fatte male, quindi se non vanno tutte verso l'esterno, poi questo oggetto viene stranissimo in Second Life e si vede semi-trasparente. Quindi questo controllo è duopo, che non sempre. Cioè, se sei partita da una sculpted ufficiale viene bene, altrimenti se fate gli sculptify può essere un po' problematico, ok? Quindi le normali ci piacciono e quindi questo è il nostro oggetto. Allora, se vogliamo essere sicuri che questo sia effettivamente questo signore, possiamo fare un import as sculpting, magari in object mode, così non ci confonde le acque. Facciamo image import asculti, magari vediamo in modalità solida, ok? Vedi, questo oggetto che ha tirato dentro sarebbe il nostro sculpti, no, è quello sotto, ce l'ha messo sotto. Quindi vedi che l'oggetto in realtà che porta su Second Life non è proprio identico a come l'avevamo. Questo qui è lo standard, questo qui standard 2 è l'oggetto riportato, quindi ha dei difetti. E vedi che la maggior parte dei difetti tendono a essere proprio dove ci sono i poli. Quindi eventualmente appunto, cioè, bisogna fare in modo tale che i poli siano messi in un punto che non ci disturba molto. Ah, tra l'altro qua lo si può fare, ancora si può vedere, visto che quando si importa in questo modo lo sculpt, si vede anche proprio i load che avrebbe su Second Life. Quindi si vedono i vari livelli di load, quindi questo è il livello 3, il più. Quello più da vicino, se tu metti livello 2, vedi che cambia forma, diminuiscono i punti, e questo è il livello del load che si vedrebbe da media distanza, 1 un po' più lontano, e livello 0, quindi 1, quindi sono i vari livelli di load con cui puoi lavorare, ok?
Vabbè, in questo caso sono abbastanza semplici. Invece adesso andiamo sulla... Allora, questo qui andiamo in object mode, lo cancelliamo perché non ci interessava più di tanto. Torniamo di fronte al nostro oggetto. Si era spostato leggermente. Adesso proviamo a fare il pezzo di texturizzazione di questo oggetto. Allora, per texturizzare, allora, innanzitutto questa cosa qua, immagine, ce la salviamo, no? Perché sarebbe... Adesso magari conviene, sai cosa? Chiamarla trave.tga. Io chiamo trave sculpted.tga, trave sc.tga, la parte proprio dello sculpted. E poi a questo punto dobbiamo fare un altro UV texture, dove ci mettiamo proprio la parte di sopra, quindi facciamo una new della UV texture nuova e facciamo tutto quel giro dell'oca che hai visto, che vuol dire aggiungere un materiale. Ah no, aspetta, prima facciamo, sorry, dobbiamo fare la UV unwrap. Quindi l'UV unwrap che c'è adesso non è quello giusto, noi cerchiamo di fare un UV unwrap degno di nota. Quindi cosa facciamo? Il modo migliore è proprio usare la foto che abbiamo, quindi da qui andiamo in edit mode con tab, ok, e qui facciamo una UV unwrap U del progetto from view, questo, vedi che ci viene praticamente questa informazione, che è quella che poi andremo adesso a mappare sulla tenda. Quindi per farlo cosa facciamo? Ci selezioniamo la tenda, anzi dovremmo avercela già, la tenda qua, eccola qua, vedi la tenda, e cerchiamo di spostare, quindi andiamo di qua, facciamo A, selezioniamo tutto questo oggetto e dobbiamo cercare di fare in modo che combaci. Per fare in modo tale che combaci e per vedere anche l'effetto, una preview dell'effetto, basta che qui andiamo in modalità textured, vedi? E qui facciamo SX, lo allarghiamo un pochetto, magari allarghiamo, lo vediamo un po' più da vicino, SY lo... Quindi cerchiamo di fare in modo tale che coincida SX, cioè ci giochiamo un po'. In realtà l'operazione dovrebbe essere facile perché io quella mesh l'ho costruita proprio con questa immagine, quindi deve per forza andare bene. Adesso vedi che abbiamo purtroppo un po' di bianco perché qui siamo andati un po' fuori. Quindi niente, per correggerlo basta qui ASX, scusate, ASX, facciamo leggermente più piccolo, ok. Comunque in realtà questa parte qua verrà sempre un pochino male, l'importante è che di fronte si veda bene. E direi che la parte frontale si vede bene, la parte di sopra c'ha un leggero difettuccio lì, la parte di sotto c'ha questi piccoli difetti, ma lì probabilmente ci sarà la tenda. Quindi fondamentalmente questo è come dovrebbe apparire. Quindi per fare a questo punto l'immagine di questo oggetto, di questa trave, facciamo, come dicevamo prima, il giretto. Quindi il giretto cosa vuol dire? Che andiamo sul shading, gli aggiungiamo il materiale, gli aggiungiamo una texture, questa. Questa texture gli diciamo che proviene, che è un'immagine. Ok? E diciamo che proviene da tenda. Questo qui è la tenda famosa, ok? Poi torniamo su materiali e facciamo il giro del map input, in cui diciamo che questo deve venire da U,
V, T e X. Ok, facendo in questo modo, questa UVtext con le iniziali minuscole e maiuscole giuste deve matchare esattamente quello che abbiamo qua. Ok, allora per fare quindi la texture finale occorre effettivamente, facciamo il giro, quindi diciamo di creare una UV map, un disegno sulla Sculpti, questo, e creiamo, allora qui adesso abbiamo la nostra immagine vecchia che se vediamo ha come image properties dove 64x64, quindi dobbiamo costruire un'immagine nuova, quindi facciamo una nuova immagine, questa immagine diciamo la chiamiamo trave text Tureva, facciamo trave texture 1024x1024. Vedi, ecco, ce l'abbiamo ed è nera, perfetto, però abbiamo dovuto ridurla, quindi nella risoluzione giusta. Chiudiamo questa parte e dobbiamo fare il baking. Il baking abbiamo visto che lo si fa in object mode, se non vado errato. E facciamo questo bake render mesh in cui facciamo soltanto la texture only. Facendo in questo modo vedi che abbiamo effettivamente il baking che ci interessa. Qui ci sono alcuni difetti. Questi difetti che vedi sono i famosi difetti che accennava sono questi sopra e questi sotto, che sono proprio sui poli. Poi vabbè, ci sono altri difettucci che sono questi che si possono modificare, ma dunque per correggere questi difetti usiamo la tecnica che ci diceva Gaia Clari, quindi andiamo un attimino in edit mode, selezioniamo dobbiamo selezionare praticamente questi punti qua. Dunque, il modo migliore sarebbe di non avere dietro altri punti, quindi mettiamolo in un posto in cui non. Se no, proviamo a vedere se riusciamo a selezionarlo in quest'altro modo. Quindi così gli diciamo solo le cose che si vedono, facciamo A e poi proviamo a selezionare qua. Non ci fa selezionare questo punto, bastardo. Allora proviamo di nuovo. Dunque, B. Ci ha selezionato un solo vertice, dovrebbe farcene vedere 32. Quindi l'unico modo per farlo in realtà è di farlo vedere così. Ok. Quindi ingrandiamolo questo signore, cerchiamo di vedere in modo tale che i punti non. Ecco, vedi, l'ho allineato in modo tale da poter selezionare soltanto la catena dei vertici, questi qua. Eccola lì, sono 32 vertici, era quello che mi interessava. Facciamo lo smooth, ecco, vedi che ha fatto lo smooth. Stesso lavoro, nota che comunque tutto questo lavoro qua in realtà è semi-inutile perché quella parte lì si vede poco, però insomma potrebbe essere fastidioso. Andiamo anche di qua. Facciamo A, dunque qua, facciamo A per non avere vertici selezionati, facciamo B, vediamo se riusciamo a selezionare soltanto 32 vertici, perfetto. Facciamo lo smooth anche qua. Perfetto, mi ha fatto lo smooth da una parte e dall'altra, come insegna Gaia. A questo punto sarebbe sufficiente ripetere quindi andiamo di nuovo in object mode, facciamo il render, bake render mesh, texture only e dovrebbero essere spariti. Quindi questa è la texture nuova, quella che ci serve. Facciamo save as, la facciamo trave texture.
teniamola anche targa, quindi trave texture targa, la salviamo, perfetto. Allora io adesso, vabbè, le prove di solito le faccio con una mia OpenSimil locale, così faccio rapidamente le prove che voglio. Vedi, qui ho installato Aurora. Adesso andiamo magari in un altro posto, mettiamo la luce del giorno e proviamo a tirare su. Ecco, vedi che abbiamo fatto una trave texture.tga. La tiriamo su, che è questa. Upload. In realtà finisce nel mio computer, vedi che è veloce. E poi faccio CTRL-U e prendo la trave sc.tga, questa. Trave sc.tga. Sì, poi c'è comunque il JAS, Magic e gli altri possono mettere tutte le cose tutte insieme, ma adesso, giusto per vedere se come viene effettivamente, la costruisco a mano. Quindi faccio una build, questo è il mio oggettino, lo faccio sculpted. Ecco, vedi che sta seguendo abbastanza fedelmente quello che volevamo fare. Ci mettiamo la texture. E direi che il primo obiettivo è abbastanza fatto. A parte, hai visto, qui sono i poli che comunque si vedono sempre un pochino maluccio. Qui anche l'altro polo, però insomma è accettabile. E volendo puoi sistemare la parte di sopra. Ad esempio, in una delle mie cose ho fatto un nuovo map in cui questa parte la mappavo qua su, in modo tale che venisse così. Però potrebbe anche andare così, oppure puoi anche dipingere questo pezzo di un colore unico, organico. Questo lo puoi fare anche da qua, no? Nel senso che se tu vuoi, ad esempio, la parte questa qua, andiamo in edit, no? Vediamolo di lato, vedi? E selezioniamo praticamente tutte le facce. Quindi andiamo qua, selezioniamo le facce di fronte. Ecco, vedi, queste sono le parti, come vedi, che sono relative a questo signore qua. Se tu vuoi che queste parti qua, invece di avere questi colori qua, abbiano un colore unico, puoi andare qui in modalità painting, no? Comunque qua in modalità painting, anzi, vediamo un po' qui se c'è. Dunque, non è il Grease Pencil, Paint Tool, questo. E col Paint Tool puoi disegnare. Allora puoi fare uno smear qua per, diciamo, prendere un colore da qualche parte. Poi con Draw, in teoria, no, Draw. Poi, adesso qui non mi è ancora chiaro bene come prendere il colore da questo oggetto. C'è sicuramente il mono, oppure vai in Photoshop e te lo aggiusti. Comunque il concetto è che tu ti cerchi qua il posto esatto su cui operare e poi ci lavori. Quindi diciamo che come primissima parte l'architrave è questo signore qua. Adesso poi le prossime due parti, o la prossima parte, cercheremo di fare la tenda.